Siamo qui, Ministero dell'Istruzione, 31 ottobre, sciopero della FLC-CGIL. Abbiamo Davide Vaccari del Movimento Idonei 2020. Vaccari, facciamo il punto della situazione sugli idonei. Innanzitutto, quanti siete e quanti potrebbero trovare una collocazione lavorativa con un posto stabile? Allora, noi idonei del 2020 siamo circa 25.000, rimasti tuttora senza ruolo, nonostante appunto il superamento del concorso ordinario 2020 garantisca il diritto al ruolo. Quest'anno, nella tornata assunzione di quest'anno, nonostante le promesse del Ministro, la percentuale delle assunzioni è stata minima, perché al 1° settembre sono entrati in cattedra poco più di 1.000 idonei del 2020 e in questi mesi si sta procedendo con degli scorrimenti in retrodatazione giuridica che hanno coinvolto più o meno finora un numero pari, quindi parliamo di circa meno di 2.000 unità su 25.000 totali. Questo è chiaramente il frutto dell'autorizzazione di un contingente nettamente inferiore a quello di cui c'era bisogno. Circa 20.000 posti sono stati accantonati per i prossimi concorsi che ancora devono cominciare, anzi si deve ancora chiudere il concorso attuale, quindi ci sarà un marasma di sovrapposizioni di concorsi assoluto e quando con una politica invece assennata sia di bando ma di assunzioni, gli idonei del 2020 potevano tranquillamente essere assorbiti in 1/2 tornate assunzionali. Invece questo non è stato fatto, c'è stata una chiusura da questo punto di vista e quindi oggi siamo qui per chiedere lo scorrimento delle nostre graduatorie. La precedenza non la rivendichiamo perché il PA Bis ha posto i vincitori del concorso 2023 davanti a noi e a noi è stato assegnato nell'allegato A di quest'anno il contingente residuale rispetto ai vincitori del primo concorso PNRR. Quello che chiediamo, chiaramente non abbiamo nulla contro i colleghi che hanno superato le prove del concorso, quindi quello che chiediamo è assolutamente la priorità per quanto riguarda gli idonei e la cosa che chiediamo soprattutto è un bando, cioè che vengano banditi il prossimo concorso, che venga bandito il prossimo concorso PNRR2 sulle classi di concorso dove c'è una necessità e le nostre graduatorie sono esaurite. Abbiamo presentato il 18 ottobre tutti gli OSR d'Italia uno studio analitico di tutte le classi di concorso di tutte le regioni d'Italia in cui dimostriamo che c'è la possibilità di bandire 19.000 posti del secondo concorso PNRR su graduatorie, su classi di concorso dove non ci sono le nostre graduatorie, quindi garantendo anche agli OSR una fluidità nelle operazioni assunzionali che possa permettere l'assorbimento delle nostre graduatorie in contemporanea con l'assunzione dei vincitori del secondo concorso PNRR. Purtroppo questa cosa non si è fatta per il concorso PNRR1, quello che è ancora in corso di svolgimento per la maggior parte delle classi di concorso, e quindi si è creata una sovrapposizione di graduatorie che ha rallentato i lavori degli USRR e degli USR, ha creato sicuramente divisione all'interno del corpo docente e c'è stato chiaramente l'abuso dei contratti a tempo determinato, tra cui voglio sottolineare soprattutto l'abuso dei contratti della clausola fine avente diritto, nella quale alcuni di noi, diversi di noi, sono stati convocati per la supplenza e sanno già che alla pubblicazione della graduatoria del concorso PNRR1 dovranno tornare a casa. No, noi la graduatoria già ce l'abbiamo, le nostre graduatorie sono state già rese ad esaurimento, quindi scorreranno fino al loro esaurimento. Il problema è la tempistica. Ovviamente se veniamo assunti 1.000-2.000 l'anno e la matematica insomma ci aiuta a capire che il nostro contingente sarà riassorbito in un decennio se non di più e questo non è possibile ovviamente. Quindi quello che chiediamo è assolutamente la riapertura dei contingenti, la rimodulazione dei contingenti regionali in modo da poter usufruire anche del contingente di quest'anno che è valido, ricordiamolo, fino al 31 dicembre, quindi è possibile anche ridistribuire i posti non utilizzati da alcune regioni per mancanza di graduatorie verso altre regioni dove ci siano attive delle graduatorie. La speranza e la soluzione del problema per noi idonei potrebbe essere essere inclusi nel contingente di 70.000 unità previste per l'abbattimento del precariato che è l'obiettivo dei concorsi PNRR. Quindi questo è una battaglia che porteremo avanti.